Uomini e donne, la richiesta inaspettata del tronista Luigi Mastroianni. Il punto della situazione. Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne con una richiesta inaspettata da parte di un tronista. Presenti in studio i tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, mentre Andrea Cerioli non faceva parte del gruppo dopo la scelta avvenuta la scorsa settimana. Teresa ha subito annunciato che quella di ieri sarebbe stata la sua ultima puntata. In settimana, infatti, registrerà la scelta che verrà effettuata in una villa tra i suoi corteggiatori Antonio e Andrea. L'attenzione si è poi spostata sulle esterne con i due ragazzi, durante le quali non sono mancate importanti novità. Successivamente è stata la volta di Lorenzo Riccardi, ancora alla prese con i dubbi su Claudia e Giulia, mentre Luigi ha dichiarato di essere più confuso che mai al punto da chiedere di poter conoscere nuove corteggiatrici. Richieste spiazzanti. Per quanto riguarda il trono di Luigi Mastroianni, le anticipazioni di Uomini e donne segnalano una richiesta inaspettata. L'incontro con Sonia, Irene e Giorgia, alle quali ha espresso la propria delusione. Le considera immature e poco interessate, motivo per cui ha deciso di conoscere anche altre ragazze per trovare una persona che gli sappia tenere testa. Il tronista ha chiesto di vedere Valentina, con la quale è rimasto per ben 7 ore. La durata di tale incontro ha mandato su tutte le furie Irene, che ha deciso di autoeliminarsi. Anche Giorgia è uscita dallo studio, ma non è chiaro se anche lei abbia scelto di abbandonare al programma. Dalla padella alla brace. Dopo aver assistito alla richiesta inaspettata di Luigi, è il turno di Lorenzo. Il tronista milanese ha incontrato Claudia e Giulia. La prima si è presentata vestita in maniera provocante, spiegando di avere visto Ivan per una lezione di bachata. Con la cavaglia, l'incontro è avvenuto in casa del tronista, dove la corteggiatrice ha conosciuto la madre di lui. Claudia ha espresso la propria delusione per questo favoritismo e le sue parole sembrano avere colpito nel segno, dato che Lorenzo è apparso davvero preoccupato per la sua possibile reazione. Alla fine è stato annunciato che la scelta di Lorenzo dovrà essere effettuata entro 3 settimane.